La terza edizione della Festa dello Sport a Roseto degli Abruzzi si chiude con un grande successo. L'evento organizzato dall'amministrazione comunale, in collaborazione col CSI di Teramo e la Zuproter, ha richiamato tante persone sul lungomare Celommi in un pomeriggio incentrato esclusivamente sullo sport tra tanti bambini, ma anche i più grandi. Si è parlato però anche di altro tramite un convegno: alimentazione, vita sana, inclusione. Ospite d'eccezione Francesca Palumbo, medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi di Parigi nel fioretto a squadre, mentre è stata ricordata la figura di Enzo Di Liberatore, scomparso un anno fa, a cui è stato dedicato l'intero evento. È una giornata bellissima vedere tutte le associazioni sportive del territorio dimostrare il proprio sport, perché adesso inizia l'anno sportivo, inizia adesso, quindi la prossima settimana riprende la scuola, ma riprenderanno tutte le attività pomeridiane e sportive, quindi un momento per far conoscere il proprio sport e quindi il bambino può scegliere che sport fare. La sua carriera ovviamente parla da sé: due mondiali, due ori europei, una medaglia d'argento olimpica. Intanto, che cos'è lo sport per Francesca Palumbo? Beh, che dire, Francesca senza sport non credo esista, perché è tutta la vita che faccio questo, quindi per me è una parte integrante del mio essere, il modo in cui io mi esprimo quotidianamente, quindi che dire, lo sport è Francesca e spero che mi regali ancora tante emozioni e nuove sfide che possono dare un senso alle mie giornate. E tra l'altro voi siete, possiamo dire, portatori anche di grande inclusione nel mondo. Sì, assolutamente. Noi per esempio lavoriamo a stretto giro anche con la Nazionale Paralimpica, quindi per noi lo sport è veramente a tutto tondo, è una questione sociale, non solo di lavoro, come ormai si tratta per noi che la pratichiamo da sempre. Pronti? Vai, bello!